Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Ucraina, Obama ribadisce sanzioni dure. All'AIA il summit sulla sicurezza nucleare. Renzi, candido a Firenze a ospitare il G8 del 2017. Napolitano, l'unità europea non va screditata né attaccata. Il presidente americano Barack Obama ribadisce che gli Stati Uniti sono uniti con l'Unione Europea nel sostegno al governo di Kiev e che le sanzioni avranno un impatto sull'economia della Russia. Intanto le truppe di Mosca hanno preso il controllo della base navale di Feodosia in Crimea, mentre l'Ucraina ha deciso di ritirare le proprie forze dalla penisola. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi è all'AIA in Olanda per partecipare al summit sulla sicurezza nucleare. In mattinata l'incontro con Shinzo Abe. Renzi ha poi proposto al governo di tenere a Firenze il summit del G8 del 2017. Nella tardo pomeriggio invece la riunione del G7 convocata dal presidente Obama per discutere della crisi in Ucraina. L'unità europea non va screditata né attaccata, così il presidente della Repubblica Napolitano alla cerimonia di commemorazione delle fosse ardeatine di 70 anni fa. Dobbiamo ricordare a tutti, ha sottolineato Napolitano, quel che abbiamo vissuto in Italia e in Europa. Non si può giocare con queste posizioni. Proseguono senza sosta le ricerche dell'aereo della Malaysian Airlines scomparso l'8 marzo. 10 aerei di vari paesi cercano i possibili resti del velivolo in una zona di 59.000 km. Nel frattempo aerei giapponesi e statunitensi si stanno dirigendo verso l'area dell'Oceano Indiano, nella quale un velivolo ha avvistato oggetti che potrebbero appartenere al relitto del volo. I familiari dei passeggeri sono intanto stati costretti a cambiare albergo in Malesia. Condanna a morte in Egitto per 529 sostenitori dei Fratelli Musulmani, il movimento islamico inserito dalle autorità del Cairo nella lista nera delle organizzazioni terroristiche. Le condanne sono state emesse nell'ambito del processo che vede imputati oltre 1200 sostenitori dei Fratelli Musulmani per i disordini in relazione all'omicidio di alcuni agenti durante le manifestazioni pro-Morsi. Addio l'attore americano James Reborn, scomparso venerdì scorso all'età di 65 anni nella sua casa di South Orange nel New Jersey dopo una lunga malattia. Ha recitato in quasi 100 film, spettacoli televisivi e teatrali. Tra le sue pellicole più famose ci sono Basic Instinct e Independence Day. Alla fine ha vinto Marc Marquez, ma la prima gara della stagione 2014 della MotoGP ha avuto un altro grande protagonista, Valentino Rossi. Il dottore, partito dalla decima posizione in griglia, ha duellato a lungo con il campione del mondo in carica e ha chiuso al secondo posto in Qatar.